Grazie, grazie a tutti voi per l'occasione. Il richiamo all'Expo è oggi dovuto, apro con un piccolo aneddoto sull'Expo, sul quale tutti noi ci siamo impegnati nelle varie forme. Come regione dovevamo portare là un concerto del maestro Muti su un palco, non hanno costruito il palco. Cominciamo bene, come si suol dire. Meno male che alcune cose che siamo previsti di fare qui, quindi che dipendono esclusivamente da noi, come questa, ne riusciamo a fare. Grazie anche perché questa è un'occasione, chiamo il sovrintendente Campioni. E questa è un'altra nota dolente che vi volevo dare alla fine, perché poi ci sono anche le positive, però. Io non mi dilungo sul programma perché lo conoscete bene, è indicato, ma l'iniziativa è apprezzata per quello che sto per dire, da noi quantomeno per quello che sto per dirvi. È l'esatto significato che cerchiamo di dare con queste cose anche all'esterno. Cioè, l'archivista ha un ruolo, l'archivista lo esercita, come il resto dei precari, per quello museali. Quello che stiamo cercando di portare è portare fuori, verso i giovani ad esempio, queste cose. Cioè, come è stato detto, è chiaro che ragazzini tra i 10 e i 15 anni, dobbiamo sentire che siamo ambiti culturali, con qualche sportina che cerca proprio di mettere assieme le figure delle scuole con i ragazzi su un tema specifico, qual è l'archivio, qual è il museo, e da quest'anno anche qual è la biblioteca. Proprio non perché si pretenda da loro ovviamente una ricerca, ma perché va insegnata a loro l'uso dell'archivio, cosa può dare una ricerca archivistica, cosa può dare una ricerca in campo museale, quindi vanno avvicinate a queste cose. Non è comune, mentre forse è di abitudine che le insegnanti portino, come si vedono i trenini per la manina, i bambini nelle biblioteche, non è così comune che gli insegnanti, salvo quando gli archivi sono finiti dentro la biblioteca, portino e facciano operazioni sugli archivi. Non è comune, noi cerchiamo di incentivarlo in tutti i modi, con queste iniziative, con azioni specifiche sui beni culturali. In questo abbiamo però delle ragioni, una assonanza di obiettivi con le istituzioni più rappresentate, perché è così che speriamo di fare massa critica e di colpire a largo. Poi ho un paio di note, una positiva, una un po' meno positiva. Partiamo con quella meno positiva, così chiudiamo con la parte. La parte meno positiva è che siamo una specie tutti in estinzione. E questo è preoccupante. Sto facendo una relazione sulla legislatura passata per i nuovi consiglieri regionali per raccontare chi siamo, cosa facciamo, perché tutta gente nuova deve capire il voto pubblico. L'ultimo concorso con il quale alcuni colleghi qua nostri sono entrati, fatto dalla regione sui beni culturali, è del 96-97. Allora un mitico concorso, 7.000 persone, Palasporti Casalecchio, 1.200 sui beni culturali, ne entravano 14 tipici, comunque mi scherzo, ed erano disciplinari, sto considerando, anche archivisti. In particolare abbiamo poi goduto di una fortuna inaspettata nel 2008, credo più o meno, un concorso fatto per archivisti in regione, ma non per la cultura, fatto per il bollettino ufficiale, quindi per la parte archivistica, ma diciamo contemporanea, fortunosamente fatto, perché non si parla neanche più quelli, e credo che in quell'anno sono entrati più archivisti di Emilia Romagna che qualsiasi altra amministrazione dello Stato italiano, perché tra l'Istituto Beni Culturali della Regione credo che 8 o 9 archivisti giovani, nel senso di giovani che intendiamo noi, quindi però giovani rispetto alla media, sono entrati in istituto. Da allora il deserto, ma dal 96 il deserto, quindi solo personale amministrativo, che con quanto bene si possa volere è personale amministrativo. Quindi se va avanti questa procedura, quello che l'istituto, ma forse anche quello che conosco la situazione delle sovrintendenze, ma spero sia migliore sinceramente, ma non credo, quello che potremmo arrivare a fare è distribuire del denaro, ammesso di averlo. E qui la nota, chiudo con una nota positiva, quest'anno, questa nuova legislatura è comunque iniziata bene da questo punto di vista, perché come aveva promesso in campagna elettorale, alla quale io stesso non avevo creduto neanche per un istante, il candidato presidente, poi
invece ha mantenuto la promessa, quindi noi da quest'anno abbiamo avuto, noi parlo di cinema, in particolare tutto il settore cultura, ha avuto più risorse, di cui si faceva poca fatica rispetto al passato, perché siamo arrivati anche a zero nel 2013 come risorse per il 18, però ha avuto parecchie risorse, siamo quasi tornati già alla tradizionale ai livelli del 2010, che fu un top con 4.600.000 euro da distribuire sull'intera regione Emilia Romagna, anche perché lo chiarisco, queste risorse non sono soldi che l'istituto ribalta completamente gli archivi su queste operazioni, quindi non sono soldi diciamo, per le nostre spese, cioè per enti regionali, quindi. E abbiamo quest'anno che diciamo, abbiamo raggiunto i 3.500.000, quindi rispetto ai 500.000 dell'anno scorso possiamo dire che riattiviamo le operazioni anche nel settore archivistico consapevoli che abbiamo risorse. L'aspetto negativo è quello che ho detto prima, i nostri colleghi lo sanno, ma anche voi lo fate di mestiere, qualsiasi intervento archivistico noi non distribuiamo da nessuno di noi istituzionale, lo deve seguire, istruire sulle attività, andare a vedere, sulle sue relazioni, anche solo per fare un bando di gara di affidamento, devi già avere così una conoscenza dell'archivio tale da mettere in condizione quelle ditte di poter fare le offerte di gara. Questo lavoro non lo possono neanche fare gli archivisti. Finché ci sono va bene, quindi questa è la preoccupazione. Speriamo che ci sia questa inversione su tutte le categorie di livello nazionale, altrimenti, ripeto, anche avendo le risorse si faranno dei bandi così, senza avere però la capacità né di istruire né di controllare né di verificare i lavori, quindi i pericoli che nascono in quelle situazioni. Quindi per adesso andiamo bene. Dobbiamo resistere perché in un momento particolare noi crediamo che si deve invertire la tendenza anche per la parte diciamo, pubblica, per la parte di incremento della dotazione organica, perché non credo siano ormai 10 anni che abbiamo un rapporto 2 a 10 di sostituzione, quindi è matematico che non si possa che calare, soprattutto però come dicevo i 2 su 10 erano quasi sempre amministrativi, investire il contatto e segreterie, quindi la via della professionalità la si integra con un'altra più giocabile su vari fondi, ma non specializzata per quanto possa poi quindi benissimo, anzi poi noi vogliamo potenziare su questo porto saluti anche del professor Franco, con cui abbiamo parlato prima che lui partisse cioè all'estero, perché l'idea è proprio legata anche a questo, andare nelle fare formazione ai formatori, quindi insegnanti, andare nelle scuole, partire dal livello più, voglio dire prevedibile, dal livello giusto, cioè mettere nei ragazzi la consapevolezza di cos'è un archivio, come si può utilizzare, quando è il momento di utilizzarlo, e capiscono che è un'altra fonte primaria di informazioni. Chiudo con un piccolo aneddoto archivistico, mio figlio è andato in biblioteca, credo tutti, a fare le ricerche, la tesina di terza media, fu data una tesina sul fascismo. Ma l'episodio mi prese a far vedere, era un inno al fascismo. E per cui, ma dove è questa roba? Non so, Google, fascismo, l'episodio, ovvero dice, sì, ma è preso il primo, sì, sono preso il primo, vado a vedere ed era ovviamente un sito di neofascisti che giustamente da loro punto di vista diciamo il fascismo. Ho detto, aspetta, ma non ti hanno insegnato a scuola le fonti, la qualificazione delle fonti primarie, le fonti, dice sì, ma l'abbiamo fatto in quinta elementare, che però te lo rispiego perché attenzione, quindi questo serve, perché altrimenti poi quando uno va su Google, Wikipedia, si trova poi in situazioni di questo tipo, quindi ovvio che queste cose, sicuramente ad oggi, l'anno scorso avrei detto, chissà se ce le fanno o non la fare, tenendo ad oggi posso dire che anche a livello di risorse resistiamo bene, dignitosamente, quindi realizzeremo una serie di attività sul territorio su questo, ma